dal sole, dalla luna e dal fuoco fino ai moderni semiconduttori. La storia umana è strettamente legata alla luce. In questa puntata incontriamo i ricercatori che renderanno il nostro futuro più luminoso. La luce del sole rassicura i pazienti e li fa stare meglio. Ne sanno qualcosa al reparto di radiochirurgia in Humanitas a Rozzano. Ma in questa stanza bunker a prova di radiazioni non ci sono finestre e comunque fuori piove. Quella che vediamo è una riproduzione estremamente realistica di luce naturale dell'immagine del cielo. Senza questo effetto, la stanza avrebbe tutto un altro aspetto. Questa è una stanza chiusa, è una stanza protetta perché vi sono delle radiazioni e quindi dà una sensazione di claustrofobia ai pazienti che entrano qua dentro. La finestra ha una sensazione di luce estremamente reale, esattamente come se fosse una finestra vera, e quindi questo provoca una sensazione di benessere, di tranquillità a chi entra qua dentro. Il sistema ottico nascosto dietro la finestra è piuttosto grande e anche costoso, all'incirca quanto un'auto di media cilindrata. Frutto di un progetto di ricerca europeo, consuma appena 300 watt di energia e ha già vinto importanti riconoscimenti. Ma ecco che cosa c'è dietro alla finestra virtuale. Questo macchinario comprende un proiettore LED da noi sviluppato che ha la duplice caratteristica di garantire tutte le caratteristiche spettrali proprie della luce solare e la collimazione dei raggi in grado di stagliare le ombre. All'interno di questo macchinario sono compresi anche tutti i sistemi ottici che consentono all'osservatore che guarda di percepire un'immagine del sole e del cielo a una distanza infinita. Lo scopo della nostra azienda è quello di sviluppare una tecnologia sufficientemente compatta da consentire di essere installata in ogni casa, in ogni stanza di ospedale, ma anche in ogni ascensore, in ogni cabina di nave, in ogni treno, in ogni aereo, dappertutto insomma. Il sole crea particolari effetti ottici sulle superfici che tocca. Perché la luce sembri naturale, questi effetti devono essere riprodotti. Ma come ottenere lo stesso colore azzurro del cielo? La risposta, come spiega il professor Paolo Di Trapani, è contenuta in un fenomeno noto come scattering di Rayleigh. L'atmosfera contiene molecole d'aria, le quali muovendosi creano delle fluttuazioni in densità su piccolissima scala, sulla scala dei nanometri, un milionesimo di millimetro. E noi ricostruiamo queste fluttuazioni prendendo delle nanoparticelle, una dispersione altamente concentrata di piccolissime sfere, il cui indice di rifrazione è leggermente più grande dell'indice di rifrazione dell'acqua, e le versiamo nell'acqua. La luce blu è diffusa in tutte le direzioni, indipendentemente dal punto in cui si guarda. Al contrario, il rosso e il giallo hanno una traiettoria rettilinea, proprio come accade alla luce del sole che, attraversando l'atmosfera, ci appare di colore giallo, pur essendo bianca. Lo stesso principio è applicato in questo progetto, ma le nanoparticelle agiscono in un foglio di plastica trasparente anziché nell'acqua. La nostra tecnologia non è un'illuminazione artificiale, è una finestra. È una finestra che ricrea lo spazio infinito a cui l'uomo è abituato da centinaia di migliaia di anni. Seppure ancora uno stadio embrionale, questa nuova tecnologia potrebbe preludere a un cambiamento radicale delle tecniche di illuminazione degli ambienti e soprattutto di quelli privati di un accesso diretto alla luce del sole. I classici LED inorganici hanno molti vantaggi, sono luminosi ed efficienti, ma i diodi organici a emissioni di luce, detti OLED, hanno caratteristiche uniche che aprono scenari del tutto nuovi. A Eindhoven, nei Paesi Bassi, il disegno industriale incontra la scienza dei materiali. Esperti di entrambi i settori si scambiano idee sull'impiego di componenti elettronici flessibili, come gli OLED, in nuovi prodotti. Ogni problema può essere affrontato da due punti di vista. La scienza dei materiali parte dalla fisica, dalla meccanica, dal modo in cui le cose funzionano. I designer hanno un punto di vista ribaltato, pensano al motivo per cui una cosa può servire, perché qualcuno dovrebbe volerla utilizzare.
Questi componenti trovano applicazione negli ospedali per intrattenere i bambini ricoverati. Una tovaglia luminosa può così interagire con i piatti, aggiungendo un po' di magia alla mensa dell'ospedale. Abbiamo chiesto ai medici che cosa ostacoli il pieno recupero di un bambino ricoverato, ad esempio in un dipartimento come l'oncologia, e ci hanno risposto che uno dei problemi principali è l'inappetenza. Eppure si deve mangiare per poter guarire. Così abbiamo cercato di rendere un po' più magico il momento dei pasti. È la tradizionale tecnica del ricamo, così come la conosciamo da millenni. Qui viene applicata per portare la corrente da un punto all'altro. Un altro esempio è questo bracciale giocattolo che sembra prendere vita quando viene toccato. Anche in questo caso l'obiettivo è distrarre e intrattenere i giovanissimi pazienti. Light is the primary output. La luce riesce, per così dire, ad attirare subito l'attenzione di un bambino. E questo accade non appena interagisce col bracciale. Quando lo si prende in mano emette un ronzio e si illumina. È un effetto molto potente. La luce è immediata da capire. Questo prototipo è rivolto invece ai pazienti adulti. Si tratta di un guanto che aiuta a riacquistare la mobilità di una mano operata. Le luci flessibili assistono il paziente durante la terapia. Quindi c'è la parte, diciamo, più grande, quella che ci dà il feedback sull'esercizio corretto, esercizio errato, e poi abbiamo le parti sulle dita che ci indicano quando stiamo flettendo. A differenza dei LED, che emettono una luce puntiforme e brillante, gli OLED sono superfici luminose. Il problema è che quelli più grandi, prodotti con evaporatori sottovuoto, sono difficili da realizzare e molto costosi. Ma alcuni ricercatori europei stanno sviluppando una tecnologia per stampare gli OLED in rotoli. Questo consentirebbe di ottenere superfici luminose grandi e flessibili come fogli di carta da parati. È molto flessibile, possiamo piegarlo senza problemi. Nei prossimi anni vorremmo riuscire a renderlo totalmente pieghevole, proprio come una tovaglia, per poterlo infilare in tasca, tirarlo fuori, aprirlo e usarlo come fonte di luce. Invece di ricorrere a un processo complicato, cerchiamo di stamparlo. Vogliamo realizzare OLED come se stampassimo un giornale. Questo prototipo utilizza vernice di argento per stampare circuiti elettrici su pellicole trasparenti. La vernice viene fatta seccare con luci lampeggianti. Se tocco, si crea una sbavatura. Per evitarlo, usiamo questa macchina che secca l'argento con luci lampeggianti per un breve periodo di tempo ad alta temperatura. Das Silber wird auf die Weise erwärmt für sehr kurze Zeit zu hohen Temperaturen und dann. E adesso, se tocco, è tutto asciutto. Dann ist das Ganze also trocken. Il primo strato di un'ampia superficie di OLED potrebbe avere questo aspetto, ma per stampare i restanti composti chimici saranno necessarie ulteriori ricerche. Le nuove tecnologie di illuminazione offrono maggiore comfort e aprono incredibili possibilità per l'elettronica di consumo. Ma l'orizzonte si allarga anche nei settori più tradizionali. Ad esempio, come vengono controllati i prodotti agroalimentari? Un nuovo strumento consente di saperne di più. In provincia di Treviso sorge una delle più antiche cooperative lattiero-casearie d'Italia, fondata alla fine del XIX secolo. I formaggi freschi sono confezionati nel rispetto di norme intese a limitare la proliferazione di microbi. Abbiamo dei parametri che noi li dobbiamo rispettare. E di quello di avere un ossigeno inferiore a quelli che sono 5%. Di tutto questo cerchiamo di avvalerci di questa tecnologia, oggi lo facciamo in maniera anche manuale, portando in laboratorio ogni tot numero di pacchetti, si fanno dei controlli, si fanno delle analisi. I controlli sono effettuati a campione. Per accertare il livello di ossigeno, la confezione viene bucata e dovrà quindi essere sostituita. Ma un'alternativa più efficiente già esiste.
Il sacchetto arriva dalla linea, entra nella macchina di misura, due cinghie lo fanno passare davanti al laser che misura l'ossigeno all'interno della confezione. Se la luce passa attraverso questo contenitore e interferisce con le molecole di ossigeno all'interno e consente quindi una rilevazione dell'ossigeno presente all'interno in maniera completamente non distruttiva, senza contatto e puramente ottica. Questo prototipo può essere utilizzato con qualunque confezione non metallica. Il sensore a laser non danneggia la confezione e mantiene il cibo inalterato, permettendo di estendere i controlli a ogni prodotto prima che esca dal caseificio. A noi, per distinguere un gas da un altro, lo illuminiamo con una luce laser a una delle lunghezze d'onda dove solo quel gas assorbe la luce. Misurando l'assorbimento della luce, noi sappiamo la concentrazione e anche la pressione di quel determinato tipo di gas all'interno di un contenitore qualunque. Questa tecnologia è attualmente testata da altre due aziende agroalimentari. Il progetto sta suscitando l'interesse di molti produttori del comparto. Sono sicuro che l'industria saprà apprezzare questa tecnologia e che le consentirà di avere un controllo del 100% della produzione e quindi una sicurezza alimentare estremamente superiore. Dal comfort di un sole artificiale a ospedali e aziende dal volto più umano, la ricerca europea lascia intravedere il futuro sotto una luce nuova.